Gli studenti dei licei di Caltanissetta sono scesi stamani in piazza per manifestare la loro preoccupazione per la poca sicurezza dove viene svolto il PCTO, alternanza scuola-lavoro. Ad oggi queste attività non vengono svolte in sicurezza e gli studenti manifestano anche per alcuni coetanei che hanno perso la vita durante un'esperienza che dovrebbe formarli e non ucciderli. Poi gli studenti lamentano anche altri problemi che colpiscono gli edifici scolastici, come infiltrazioni d'acqua, muffa, riscaldamenti spenti e anche alveari vicino alle scuole con miriadi di vespe intorno. Con questa manifestazione gli studenti vogliono portare la loro ideologia di una scuola pulita e soprattutto sicura. Il corteo è partito da via Filippo Turati, davanti al monumento dei caduti in mare, ed è arrivato in piazza Garibaldi, davanti alla fontana del Tritone, adiacente al comune. Il nostro grido di protesta è: di scuola non si muore. Noi studenti di Caltanissetta, quindi in tutti gli istituti superiori, Caltanissetta e San Cataldo, siamo stanchi. Siamo stanchi di alzarci la mattina e leggere che uno studente è morto durante un'alternanza scuola-lavoro. Siamo stanchi di sapere che crollano i tetti durante le ore di lezione. Siamo stanchi di leggere la mattina che all'Università di Cagliari è crollato il plesso universitario. Siamo stanchi, di scuola non si può morire, questo è il nostro motto. Siamo tutti gli istituti superiori Caltanissetta in collaborazione con la rete degli studenti medi. Di scuola non si muore.